Germania. Il mio discorso va avanti a circa 2 anni, 1 anno e mezzo, 2. Però adesso è sfociato dopo gli episodi che è successo, anzi non riguarda ovviamente loro, la mia persona. E niente, sono circa 2 anni che ci sono almeno una quindicina di zingari sotto una casa senza pareti, diciamo, con solo il tetto, all'inizio del Parco Nord. Loro alloggiano lì, fanno le loro risse lì, fanno i loro bisogni lì, mangiano lì, i bisogni li fanno dappertutto, che non mi sto a raccontare, dove giocano i bambini anche. E c'è una fontanella nel parco dove ho portato anche Pisapia domenica, e dove loro fanno il bidè a 10 metri dalla carriera dei bambini. È bellissimo. E a volte d'inverno addirittura chiudono la loro casa con il nastro bianco e rosso che usano anche i vigili per delimitare lo spazio, così la gente non può passare in mezzo. Mia moglie, che va in bicicletta la mattina, ha dovuto cambiare il percorso, così come tante altre persone, perché la mattina se li gira si alzano i piedi con le bottiglie di vetro e quant'altro. Accendono i fuochi e... Scusate se parlo così, perché mi sono fatto giusto 2 parole di appunti. Sto cercando di capire cosa ho scritto. Un anno fa ho fatto le foto e le abbiamo mandate a Bernasconi, che fa parte del Parco Nord, voi forse lo conoscete meglio di me, perché si è occupato di tutto mia moglie. Lui continuava a dire ci occuperemo noi, ma la situazione non è mai cambiata. E in più altre persone in questi giorni mi hanno detto che hanno chiamato le forze dell'ordine e quant'altro. Andavano via un giorno e tornavano il giorno dopo. E niente, arrivando ai giorni adesso, domenica c'era Pisapia con Granelli al, diciamo, al momento di accoglimento, Piazza Beoveso, per le vittime, e tutti mugugnavano. Alla fine io ho avuto, detto, se non li pago adesso non li pagherò mai più. L'ho preso gentilmente, educatamente, gli ho chiesto di andare a vedere la situazione insieme a me. Subito mi hanno detto che non potevano, perché dovevano andare all'ospedale dalle ferite, dalle vittime. Però la promessa poi è stata mantenuta, perché 20 minuti dopo io ero lì e loro sono arrivati con la macchina dei vigili. Abbiamo fatto una passeggiata nel parco, fortuna loro che erano tutti schierati come al solito, sdraiati per terra e tutto, hanno preso appunti e hanno detto che avrebbero mandato qualcuno. Lunedì sera c'era un'altra manifestazione, c'era Boni della Lega Nord. Ci tengo a precisare che io sono apolitico, cioè non è che faccio parte né di destra né di sinistra, ma voglio solo far valere il mio pensiero e il mio bisogno, diciamo. Ho accompagnato anche lui, è venuto con me a piedi, e insieme a Pellegrini che fa presente. E niente, hanno visto anche loro, avevano visto la casetta a dormire e si sono ripromessi di mandare a Digos a fare delle foto, a fare tutto qualcosa. Il giorno dopo, ho incontrato due carabinieri in borghese che giravano i cespugli, così, perché i cespugli, ecco, sono pieni di sacchi neri, pieni della roba, pentole, tutto e quant'altro. E alla sera, verso le 8, c'è una pattuglia della polizia locale, sono stato lì con loro fino alle 11, è arrivato un camioncino dell'AMSA, insieme a loro abbiamo iniziato a tirare dei sacchi, ne abbiamo tolto 4-5 perché logicamente a buio non si poteva fare altro. E sono stati sgomberati, però sgomberati, come diceva già qualcuno prima, sgomberati vuol dire che loro da qua sono andati dove sono le bandiere là in fondo, non si sono allontanati di tanto. E sono stati lì. Al mattino mi hanno detto, perché io ero al lavoro, che sono arrivati in camion dell'AMSA, hanno portato lì almeno una trentina, quarantina di sacchi neri da cespugli. Però ieri sera, sono tornati, perché pioveva, sono tornati. Io alle 10:15 ho chiamato la polizia locale e alle 11:15 non era ancora arrivato nessuno. Quindi ho detto vado a letto e basta, vediamo il giorno dopo. È terminato il tempo. No.
Scusate. No, prego, prego. Mi sentivo lungo. Sono arrivati. Poi oggi ho visto una mail che Granelli aveva mandato a Pellegrini dicendo che l'aveva mandata, credo, l'altro ieri, dicendo che in queste sere sarebbe stata non la presenza fissa, ma comunque il passaggio assicurato. Invece io gli ho chiamato Pattuglia e non è venuta. Ecco, proprio questo che volevo dire. Non è venuta, ma posso capirlo, perché la sera prima, parlando con i due agenti presenti, e poi parlando al telefono ieri sera, la telefonata è anche registrata, si parlava come tra amici, anche loro sono sconsolati dal fatto che se escono per niente, perché escono, li spostano a 20 metri e dopo un giorno sono di nuovo lì. Loro vanno nella casetta al buio, rischiano una coltellata e quant'altro per cosa, per spostare loro lì e poi tornano. Poi niente, in questi giorni ho parlato con una signora Moldà, perché non sono neanche razzista, ho parlato con una signora Moldà, oggi al lavoro ho avuto a che fare con un senegalese, l'ho portato in macchina, lo dovevo portare, e ho tirato fuori l'argomento anche con loro di quello che è successo e di cosa si vede in Italia. E loro la pensano come me, come la maggior parte delle persone qua presenti. E addirittura no, la signora Moldava, che fa la guardante di Armada, mi ha detto che, poi magari sbaglio io, è andata a fare un permesso di soggiorno, qualcosa, di un documento in Romania, perché la Moldava è legata alla Romania, non so se è vero, ma è vero. E in Romania gli ha chiesto dove erano gli zingari, perché lei di Armada vedeva gli zingari, e in Romania gli ha detto che gli zingari sono tutti qua da noi, non ha specificato se in Italia. La segnalazione quindi è di fare un intervento, un monitoraggio abbastanza costante su via Armada e quella parte del Parco Nord. Sì, il discorso è di Armada, però il discorso può essere generale, perché certo. Penso che anche altri hanno i fingere sotto casa, quindi il discorso è grazie. Andrò Senti e saluto, ricordo che anche non sei stato per moltissimi anni consigliere di zona. Per un intervento, una testimonianza sui fatti accaduti in piazza per Buonasera a tutti. Sì, io ho deciso di venire questa sera, sono riuscito a portare questa mia testimonianza e indignazione per quanto è accaduto sia lunedì che martedì in piazza per perché se davanti a una disgrazia incredibile dove sono morte tre persone, se ne è approfittata il lunedì la Lega Nord e il martedì PDL dicendo di portare solidarietà e vicinanza alle, e credo che ci sia stato anche questo, si mancherebbe altro, alle famiglie che avevano subito questa disgrazia, ma nello stesso tempo in tutta Italia e anche lì si approfittava per raccogliere le firme contro una proposta di legge che non è ancora stata fatta per quanto riguarda lo Ius Soli. No? Bene, io credo che a questo momento mi posso dire? Posso dire? Ma sta mentendo! Dica che allora, che come sapranno potranno fare le loro signor Rossetti, per cortesia, sa benissimo come funziona l'aula, quindi se sto intervenendo io stia sereno, quando i consiglieri avranno il loro tempo dedicato potranno in maniera spero serena e pacata, motivo per cui chiedo
a chi sta intervenendo di non sollecitare e sollevare polemiche francamente inutili all'interno di quest'aula. Quindi ovviamente, come tutti i cittadini, le farò completare l'intervento senza però sollecitare inevitabilmente risposte. Quindi faccia pure il suo intervento, esprima la sua amarezza e quant'altro, ma evitiamo di aprire un dibattito che non è opportuno aprire adesso, perché non è previsto neanche dal nostro regolamento peraltro, visto che sicuramente i consiglieri potranno aprire e confrontarsi successivamente. Faccio l'ultima, grazie. Bene, volevo solo dire che in sostanza io e altri cittadini di Guarda abbiamo inteso respingere quella, secondo noi, che non era un'azione di solidarietà, ma un'azione di sciacallaggio nei confronti di quanto era accaduto, per approfittarne per fare altre cose. Per cui queste cose io mi sento orgoglioso di essere di Guardese e con me altre persone di Guarda che hanno inteso respingere queste cose. Per cui credo che a questo punto la cosa dovrebbe finire e secondo me sarebbe utile aprire un dibattito sulla questione degli uccelli, dove di fatto non è solo applicato in alcuni paesi del terzo mondo, ma è applicato negli Stati Uniti, in Germania, in Francia. Per l'ultimo intervento da parte dei cittadini. Allora, era l'ultimo intervento da parte dei cittadini. Prima di dare la parola al presidente Sini, ricordo, consigliere Ferrario, un attimo, dopo potrà intervenire. Allora, ricordo che la situazione. No, non accettiamo di essere aggrediti a quelle persone che sono civili. Momenti di grande tragedia e di grande sofferenza. Un ricordo quindi immediatamente va alle vittime e al dolore che non oso neanche immaginare che stanno provando i familiari di queste vittime, intorno ai quali familiari noi tutti, e quindi intendo dire tutto il Consiglio, vogliamo stringerci. Detto questo, so e sono consapevole che inizieremo un consiglio piuttosto complicato. Pertanto chiedo ai consiglieri che legittimamente interverranno successivamente per esporre il proprio punto di vista rispetto anche a quanto accaduto e che avranno modo poi, lo ricordo a tutti noi che siamo presenti in aula, di affrontare la questione anche a fronte della presentazione di una mozione condivisa che andremo a discutere proprio durante questa seduta di consiglio. Ricordo anche però ai cittadini che, come di consueto ma oggi di più, ci onorano della loro presenza e probabilmente vogliono anche in questo modo portare una testimonianza di vicinanza rispetto a un quartiere che è stato fortemente colpito, e chiaramente rispetto ai familiari, lo ripeto, delle vittime che stanno vivendo momenti tremendi. Ricordo quindi a tutti, ai consiglieri e ai cittadini, che siamo uno in un'aula consigliare e che quindi come tale va rispettata, due che ciascuno delle persone che sono sedute in quest'aula potrà esprimere e va rispettato, anche se non magari sempre condiviso, il pensiero di ciascuno delle persone consiglieri eletti all'interno di quest'aula, come
va rispettato il pensiero espresso dai cittadini che sono intervenuti. Lo dico perché è chiaro che in situazioni di questo genere gli animi sono molto scossi, gli animi sono molto facilmente accendibili, diciamo così. Però io ricordo, e spero di doverlo ricordare solo all'inizio di consiglio e non doverlo ricordare a ogni singolo intervento, che siamo in un'aula consigliare e soprattutto di fronte a una tragedia di questo genere, è bene che, nonostante le diversità di pensiero che possono essere rappresentate dai partiti che sono all'interno di quest'aula, ci si può confrontare in maniera, diciamo così, accettabile, senza arrivare, come talvolta accade, soprattutto nei momenti di grande criticità, agli insulti oppure a delle urla belluine. In questo momento è ancora più importante riuscire a contenersi, quindi chiedo a tutti un atteggiamento degno e soprattutto chiedo anche ai cittadini, che comprendo essere frastornati, di non intervenire anche qualora gli interventi dei consiglieri non fossero di proprio, diciamo così, tradimento. Termino l'intervento andando a leggere una mozione che viene presentata a nome di tutti i capigruppo e di tutti i consiglieri per dare anche un senso di unità e che ha questo titolo. Intitolazione del giardino di Piazza Belloveso ad Alessandro Carolè, a Daniele Carella e ad Ermanno Masini, vittime di una brutale e cieca violenza. Il Consiglio di Zona 9, considerato che sabato 11 maggio è avvenuta una tragica aggressione nel quartiere di Niguarda, in cui sono state barbaramente uccise 3 persone, preso atto che 2 delle 3 persone decedute abitavano nel cuore del quartiere, in via Vigola, mentre la terza, residente a Portogiaro, è stata aggredita mentre stava lavorando, valutato che è importante ricordare Alessandro, Daniele ed Ermanno, anche con un gesto simbolico, ma che possa testimoniare l'affetto della città e della zona, considerato altresì che il giardino, molto frequentato e vissuto come luogo di ritrovo e svago, è tuttora senza intitolazione, propone di intitolare il giardino di Piazza Belloveso ad Alessandro Carolè, a Daniele Carella e ad Ermanno Masini, vittime di una brutale e cieca violenza. Andremo a discutere questa mozione appunto al termine dell'ordine del giorno che era già stato predisposto quando è stata convocata la seduta di consiglio. E in quel momento, durante quindi il dibattito relativo alla mozione, si andrà a spiegare le motivazioni che hanno spinto il consiglio a fare questa richiesta. Consigliere Presidente Simi. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io cambio argomento, farò le comunicazioni tradizionali della mia commissione. Ricordo a tutti i consiglieri cittadini che il lunedì prossimo, 21, ci sarà una commissione congiunta con il territorio, con la commissione ambiente, su un tema importante che è quello delle piste ciclabili. Trattiamo una proposta di pista ciclabile che collega Lussano il cimitero con il Parco Nord verso Viale Tervera. Successivamente parleremo di un altro problema importante che in questo periodo è stato molto sentito dai cittadini, è quello del cambio del sistema di trasporto pubblico di superficie a Niguarda dopo l'intervento in funzione della linea 5 della metropolitana. In realtà, siccome questa modifica riguarda anche alcune linee che arrivano ad Apri e Comasina, tratteremo un argomento più ampio e quindi tratteremo anche delle problematiche relative alla modifica della linea superficie connesse con la linea 3, quindi anche con gli altri che stanno come di grande qualità. Di fatto esamineremo le problematiche su tutto il settore nord della città per intenderci a nord della cintura ferroviaria. Chiaramente questa seduta non abbiamo invitato i tecnici di ATM del comune perché vuole essere un primo, diciamo, incontro e verifica tra noi e i cittadini delle problematiche, dopodiché faremo altre sedute per raggiungere, diciamo così, un documento da portare ai tecnici del comune del ATM per che sintetizzi quali sono i nostri bisogni e capire rispetto a questi quali potrebbero essere i
le proposte migliorative. Noi eravamo rimasti d'accordo con il Comune che questo autunno, a seguito appunto della verifica dell'efficienza della nuova situazione, sarebbero state fatte delle integrazioni e delle modifiche all'attuale situazione. Per cui io invito tutti gli interessati lunedì sera a partecipare alla commissione. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie, Presidente Quattrociocchi. Sì, alcune comunicazioni. La prima, ho fatto un sopralluogo al mercato di Val di Ledro questo mercoledì. La relazione è stata fatta dal vicepresidente Favegna con la collaborazione, adesso sarà sintetizzata con la collaborazione anche di altri consiglieri, Agustei e altri, per fare in modo che riusciremo a inoltrarla ai responsabili del mercato e alla direzione centrale del commercio, al fine appunto di superare alcune criticità emerse come la questione di Paolo di Rota, ma non solo, anche la questione proprio strutturale del marciapiede. Quindi è stato un primo sopralluogo nel mercato per quanto riguarda il 2013, i mercati riscoperti, molto proficuo. Abbiamo parlato sia con gli operatori commerciali che con i cittadini. Questa esperienza è nostra intenzione, mia intenzione di continuarla al fine appunto di migliorare tutte le serie di criticità che esistono in questo momento in tutta una serie di mercati comunali scoperti, per quanto appunto riguarda l'abusivismo, ma per quanto riguarda anche le questioni appunto espressamente commerciali sui quali noi abbiamo intenzione di intervenire e sono presenti anche per le nostre linee guida. Oltre alla questione appunto di Via Val di Ledro, che era il primo sopralluogo, settimana prossima, mercoledì, saremo ad Ascoli, a Gaeta Iseo, per fare un ulteriore sopralluogo con i fiduciari che sono stati già informati e la inoltreremo come capigruppo. Altra questione, io invito tutti i commissari che sono presenti all'interno della mia commissione, io ho incontrato alcuni documenti per quanto riguarda i mercati comunali coperti, per quanto riguarda anche la questione della ludopatia del gioco d'azzardo, nel senso che settimana prossima, giovedì, convocheremo una commissione, spero finale, sul quale poi possiamo deliberare appunto sulla questione delle azioni volte a contrastare il gioco d'azzardo e la proliferazione dell'apertura di nuove sale scommesse sul territorio della zona 9. Quindi per sintetizzare in delibera, settimana prossima faremo un'ulteriore commissione e invito cittadini, commissari a inoltrare le vostre indicazioni, le vostre sensibilità per fare in modo che sia la questione delle linee guida dei mercati comunali coperti, che io ho già inoltrato, che per quanto riguarda appunto le sale gioco, il gioco d'azzardo e le azioni appunto che contrastano la proliferazione e l'apertura di nuove sale scommesse, ecco, riusciamo a sintetizzare anche con le vostre indicazioni per fare in modo di uscire giovedì con un lavoro compiuto. Poi inoltre è arrivata dalla direzione centrale del commercio la proposta di regolamento per disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi anche qui è un documento corposo che vi inoltrerò da lunedì entro giugno, anche qua c'è una regolamentazione per quanto riguarda questi aspetti molto importanti che riguardano tutto il territorio di Milano e su questo vi inoltrerò la documentazione per fare in modo che fare sintesi al più presto entro giugno per inoltrare la direzione centrale del commercio e l'assessorato D'Alfonso, con il quale avremo tutta una serie di incontri a giugno a livello centrale. Grazie, consigliere Perego. Grazie Presidente. Capogruppo Perego. Grazie. Questa sera presentiamo con il gruppo Lega Nord una mozione che riguarda appunto la problematica portata questa sera dai cittadini di Viermarla, perché riteniamo importante che il Consiglio prenda una posizione ufficiale sul problema che si protrae ormai da anni e che non ha trovato ancora interventi istruttivi. Sappiamo bene anche noi che è appena stato fatto un intervento di sopra che si è rivelato, ahimè, poco efficace. Per questo, con questa mozione, chiediamo che
vengano trovate delle soluzioni che permettano un definitivo allontanamento dei maori da quell'area con una serie di interventi e quindi anche maggiori controlli per impedire il reiterarsi di queste situazioni. Se mi permette poi, senza polemica ed esprimendo prima di tutto il più profondo cordoglio ancora alle famiglie che hanno avuto tragiche mancanze a seguito dei fatti accaduti in Guarda, vorrei invitare i cittadini che intervengono a soprattutto in questa occasione avere loro moderazione e rispetto per chi democraticamente e pacificamente va a dimostrare la propria solidarietà, il proprio sostegno, magari anche con rabbia nel proprio animo, ma ripeto in maniera democratica, a differenza di chi solo, essendo incapace di confrontarsi, urlando ed aggredendo, rovina momenti importanti per la città. Grazie. Grazie consigliere Agnusdei. Grazie Presidente, buonasera. Sempre riguardo al sopralluogo che abbiamo fatto in via Val di Ledro al mercato settimanale, abbiamo riscontrato una serie di problemi sul marciapiede in prossimità del quale vengono dislocate le bancarelle. Quindi ci tengo a dire che non è il marciapiede, cioè le bancarelle non vengono messe sopra il marciapiede ma sono a lato, e quindi questo marciapiede presenta buche, asperità, e ci sono anche dei tombini che sono fuori linea rispetto alla sede del marciapiede. Abbiamo anche incontrato un'anziana che è caduta, quindi si è rotta un braccio proprio mentre faceva spesa lì. Quindi la segnalazione è per portare all'attenzione dei settori tecnici tutta una serie di problematiche sul marciapiede per chiedere un intervento in modo da risolvere questo problema. Io invierò il formato elettronico alla Presidente perché non ho fatto il tempo a scriverlo, in modo che possa allegarlo direttamente al verbale. Grazie. Consigliere Pellegrini. Sì, buonasera Presidente, buonasera a tutti. Anch'io, insieme, come ha detto prima il mio capogruppo, esprimo anch'io profondo cordoglio al fronte di famiglie delle vittime di questa orrenda strage. Questa sera vorrei presentare due segnalazioni che vanno in coda ad altre delibere di interrogazioni che abbiamo presentato in questo stesso consiglio, che ad oggi non ha ricevuto alcun riscontro. Faccio una premessa perché prima, all'interno della consulta, ero presente, ho sentito alcune segnalazioni che sono poi identiche a quelle che poi presentiamo noi, ho presentato io nella mia storia. Quindi mi rendo conto che il problema sicurezza è diventato un problema veramente forte, ma non solo prendendo spunto da questo grave fatto che è un fatto estemporaneo, speriamo, ma per quelli migliaia di problemi, migliaia di situazioni che sono sparse in tutta la zona 9. Credo che si debba prendere un serio momento di approfondimento e capire che questa ormai è una situazione emergenziale e ha bisogno di un qualcosa di diverso e non solo consumo. Comunque, fatto la prima segnalazione che chiede, riprende il problema di norma di avviato di Alberta, ieri sera mi ha inviato una segnalazione a cittadina che si era fermata col telefono per fare una telefonata su Alberta ed c'è stata una tentata aggressione da due ragazzini che gli sono andati addosso. Lei è riuscita a entrare in macchina, ma fortunatamente è riuscita a scappare. Questo è il problema su Viale Alberta. E quindi io chiedo al Presidente della Nova, all'assessore sicurezza, della Comunità, di sollecitare i assessori competenti del Comune di Milano al fine di incrementare i pattugliamenti della polizia locale con frequenti controlli affinché vengano immediatamente allontanati dall'area non idonea alla sosta tali argomenti sempre presenti. L'altra invece riguarda il problema, come già anche precedentemente ascoltati, dei vari parchi. Il sabato sera, come c'era da prevedere, se lo confirma bello Riccardo,
si è ripresentato lo stesso problema denunciato poi dalle già delle passate delibere approvate da questo consiglio, sia su quello dei parchi in zona 9, sia sulle aree verdi di Arivello e Parco Nord, ma assolutamente inascoltate dalle forze dell'ordine anche dai settori competenti. Questa la dico, disturbo la pubblica di grado ambientale e pericolo per la sicurezza stradale presso la rotonda di via nei giorni del fine settimana. Presso la piazza in questione, sede di un capolinea pieno di un centro sportivo comunale, di un parcheggio comunale, di una cucciofila e diverse stabili densamente abitati, è inoltre sede di uno dei principali ingressi per l'accesso dei parchi dei cittadini al parco. Premesso che da diversi anni la rotonda di via Arezzo, in particolare nel fine settimana, viene letteralmente invasa da decine e decine di persone di origine sudamericana che dalle prime ore del pomeriggio si organizzano con tutto il necessario, casse di birra, minicolari, slide, pedoni, pianti telefonici, per trascorrere la notte in allegria con musica, canti, balli e pianti. Chi ha visibilità la viabilità della rotonda di Arezzo messa in serio pericolo dalla presenza di numerosi furgoni di grande dimensione posteggiati ai lati della carreggiata della rotonda, generando così gravi pericoli alle autovetture e alle vetture della linea 42 che da lì transitano. Si chiede perciò al Presidente di Zona 9 e all'assessore della sicurezza del Conigliano di sollecitare i settori competenti del Comune di Milano al fine di incrementare i pattugliamenti della polizia locale con frequenti controlli affinché venga ripristinata la sicurezza stradale nell'area città di Mancello, in particolare nelle giornate di sabato e di domenica sera. Si chiede inoltre che vengano fatte osservare le vigenti norme in materia di rispetto alla sede pubblica e al decoro urbano. Volevo dire che per chi vive qua deve finire la storia del riso sotto queste segnalazioni, perché abbiamo visto cosa succede all'esterno. Quindi stiamoci attenti, perché da quando sono qua gli anni, ogni volta che vengo una mozione che tratta di questi problemi sento risatine, però il problema è che poi, dopo fuori di qua la gente, abbiamo visto che è consulte, viene qua e racconta le stesse identiche cose che voi fate le risatine mentre io le leggo. Quindi ragazzi, consiglieri, presidenti, vicepresidenti, questi sono problemi reali a cui la gente vuole che noi le risolviamo, perché le persone che ci Facciamo che per cortesia non intervenga, grazie, lasciamo terminare il consigliere. Concludo, che mi sento senza deriso, ma non sono cose che mi invento, ragazzi, questo l'avete sentito prima nella consulta sicurezza, la gente è stufa di questo immobilismo, è stufa, non ci crede più, e stiamo attenti perché quando la gente non ci crede più succedono cose brutte. Quindi diamo ascolto a queste ma risolviamole, perché la gente è stufa, vuole dormire, l'ha detto anche una, due cittadini extracomunitari oggi, e questo ha dato una grande lezione, io credo, a tutti i consiglieri, due cittadini extracomunitari che hanno detto entrambi le stesse cose. Noi, come voi, vogliamo serenità, pace e sicurezza, ma è tanto difficile capirlo che tanti come loro, sono tanti, vogliono le stesse cose che vogliamo noi, distinguiamo le cose, si può fare. Non è vero che lasciare, l'ha detto la signora Codoregna, lasciare le aree per fare baldoria migliori in integrazione, no, l'integrazione migliore è quando tu fai vedere a questo popolo che qui ci sono delle regole, le vuoi rispettare, le rispetti, non le vuoi rispettare? Via, chiaro. Quindi questo è far rispettare le regole delle situazioni, che è certe, regole certe, e poi tutti tranquilli, tutti felici. Ma ve l'hanno detto loro, cercate di capire, non erano della Lega quei due cittadini, uno era un peruviano, l'altro un ecuadoregno. Hanno detto entrambi le stesse cose, dicendo che a loro non interessa fare quello che vogliono, interessa integrarsi con noi e con queste regole. Grazie. Grazie Presidente. Allora noi ovviamente uno degli argomenti principali del mio intervento sarà la grave situazione di difficoltà e di insicurezza che versa nella nostra
nella nostra città e soprattutto nel nostro quartiere. No, non è la prima volta che all'inizio del Consiglio io sono a manifestare le difficoltà, le preoccupazioni e la richiesta di un Consiglio straordinario per la sicurezza, alla presenza dell'assessore. E tra l'altro noi abbiamo avuto più volte la presenza dell'assessore Granelli qui in zona e sempre vi ho ricordato che era il caso di... che parliamo di coesione sociale, mi va bene, che spendiamo 350.000 euro per la coesione sociale, non mi va tanto bene, ma comunque va bene lo stesso, perché si fa la nostra zona, è sempre una cosa importante. Però abbiamo anche detto, venga a parlarci di sicurezza. Non è successo, e non è successo nonostante erano già accaduti alcuni fatti molto drammatici, come l'accoltellamento, lo sgozzamento di quella di quei due extracomunitari all'uscita dalla discoteca e anche altre situazioni di degrado, e noi abbiamo chiesto questa situazione. Non si era svolta questa, si è svolta il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, che noi abbiamo sottolineato che è diverso da un consiglio straordinario. Perché? Perché lì non votiamo niente, lì ascoltiamo, ed è stato positivo ascoltare le forze dell'ordine e quanto impegno ci mettono nel presidio del territorio, contando che purtroppo non sono in tanti, ma comunque sicuramente il lavoro è fatto ed è fatto egregiamente. Quindi noi chiedevamo un consiglio di zona straordinario perché all'interno del consiglio di zona ci auguravamo che si potesse uscire con una delibera o con una mozione o un qualsiasi atto che il consiglio di zona prendesse posizione sulle problematiche della sicurezza e soprattutto per migliorare la percezione della sicurezza nei confronti dei cittadini, che oggi non solo si sentono insicuri, ma si sentono anche, come abbiamo visto, demotivati, perché non prendono neanche a cuore la possibilità di fare denuncia o altro, perché si sentono sfiduciati e pensano che non serva neanche a niente fare questo. Ed è compito invece delle istituzioni, soprattutto quelle decentrate come il Consiglio di zona, invece far capire alla cittadinanza che siamo vicini a loro e che vogliamo sicuramente fare un qualche cosa per aiutarli a migliorare il nostro rapporto con la sicurezza e con la coesione sociale, che però non è assolutamente una cosa da poter fare nei confronti di tutti. L'abbiamo visto anche oggi, e ripeto in questa occasione perché è giusto che venga verbalizzato, non è pensabile che la coesione si fa con chi non vuole integrarsi. Se c'è qualcuno che non vuole integrarsi, non è inutile, sarà difficilissimo per loro poter cercare di condividere, perché no, parliamo due lingue diverse, ci sono tantissimi extracomunitari che invece vogliono integrarsi, vogliono partecipare alla vita nostra, occidentale, alla vita europea, alla vita italiana, ed è questi che devono essere accolti a braccia aperte e dare la possibilità a loro di avere sicuramente delle conseguenze beneficiarie. Ma chi non si vuole integrare, pugno di ferro, chi non si vuole integrare deve essere espulso, deve avere comunque le situazioni per poter far capire agli altri che c'è una diversità di atteggiamento. Il buonismo fine a se stesso non è accettabile. L'altra volta, visto che non siamo riusciti ad ottenere il consiglio straordinario, abbiamo pensato di fare una manifestazione, che non era, come avete visto, una manifestazione, ma era una richiesta autorizzata peraltro dal Comune di Milano, dove avevamo un banchetto per poter fare una raccolta di firme per chiedere non cose assurde e soprattutto non cose strumentalizzanti, ma cose che servono alla cittadinanza e servono al consiglio di zona stesso, perché un'occasione per parlare tutti insieme, maggioranza e minoranza, magari facendo le mozioni e magari votandole anche tutti insieme, non se c'è un simbolo sopra non si votano per partito preso, ma comunque questo andrebbe anche verificato, siamo disposti anche a non mettere i simboli, basta che troviamo una unione sulle cose da fare che sono importanti per un presidio del territorio più efficiente, ma questo abbiamo voluto fare. Quello che è dispiaciuto è che se noi eravamo in una manifestazione, tra l'altro autorizzata, ed era una manifestazione soprattutto tranquilla, senza bandiere, senza niente, per chiedere un consiglio straordinario, ci sono stati degli atteggiamenti di forze politiche e se fossero stati solo cittadini avrei anche capito. Se un cittadino vuole fare una qualsiasi contromanifestazione, cosa che io politicamente da politico non penserei mai di andare a fare una contromanifestazione nello stesso orario, nello stesso luogo dove un altro partito politico ha avuto l'autorizzazione per fare una manifestazione, ma questo sta alla sensibilità non solo politica ma anche alla sensibilità proprio civile di una persona. Ma avere in
invece una persona che è politicamente inserita nel Consiglio di zona, che riveste anche un incarico istituzionale di vicepresidente del Consiglio di zona, che vada lì a manifestare ed arrivare delle persone in una manifestazione, quindi contro manifestazione, quindi non si può dire che c'è qualcuno che ha fatto una manifestazione strumentalizzando qualche cosa, quando dall'altra parte, nella stessa piazza, nella stessa ora, c'era un'altra manifestazione, quindi no, rispettiamo il silenzio, c'è un'altra manifestazione preorganizzata, certo, perché era tutto stampato e scritto a una macchina, quindi qualcuno deve aver stampato e fatto queste cose, ma lasciamo perdere. Comunque questa è qualcosa che ritengo dal punto di vista della civiltà istituzionale un qualcosa di incivile e sicuramente da stigmatizzare. Noi non siamo assolutamente contenti che una figura istituzionale come il vicepresidente del Consiglio di zona abbia potuto fare una cosa del genere, perché noi da maggioranza, da opposizione, ma da singoli consiglieri di zona, ma anche da partiti politici, non avremmo mai pensato di partecipare nello stesso orario, nello stesso luogo, ad una contromanifestazione di chi che sia, perché la libertà di manifestazione è sancita a livello più alto, costituzionalmente prevista, e quindi questo non è una cosa, secondo me, decente da fare. Comunque abbiamo presentato e consegneremo dopo gli uffici le nostre firme che dei cittadini hanno voluto raccogliere per fare questo consiglio straordinario. Ritengo e invito il Presidente Buccioni a farlo questo consiglio di zona, perché tanto nessuno, se si facesse questo consiglio di zona, potrebbe creare veramente delle cose talmente eclatanti che ci troveremo con delle barricate. È un'occasione per discutere un problema che capisco che per alcuni della sinistra viene visto come un problema non troppo importante, né più importante magari le gastronomie o altre cose della nostra istituzione civile, ma per noi il problema della sicurezza è un problema le gastronomie, non conosce. Quindi sono delle cose che ci hanno fatto spendere all'amministrazione comunale tantissimi soldi, quando invece magari una parte dei soldi poteva essere dato per dare gli straordinari alla polizia locale. Ma queste sono linee politiche che non è necessario discuterne in questo momento. È necessario invece discutere sull'opportunità di fare un consiglio di zona straordinario alla presenza dell'assessore Granelli. Tra l'altro non so se gli altri l'hanno chiesto, ma chiedevo ovviamente un minuto di silenzio per onorare le vittime di questa strage, soprattutto ribadiamo che abbiamo firmato tutti insieme, maggioranza e opposizione, la possibilità di dedicare a queste povere persone sfortunate una targa, una qualsiasi cosa che poi indicherà l'amministrazione comunale, perché ripetiamo è stata una cosa che talmente non prevedibile, totalmente, che fa veramente dispiacere a tutti, ma se dà dispiacere a tutti deve essere strumentalizzato da qualcuno, questo ci dispiace. Presidente Ducci. Grazie. Volevo prima dare una informazione in merito alla commissione sport congiunta con la commissione antimafia del Comune di Milano, che si è svolta oggi pomeriggio, in quanto si sta lavorando per arrivare alla stesura di un regolamento etico che dovrà essere inserito all'interno delle convenzioni delle società sportive che gestiscono o gestiranno impianti comunali, e che quindi da qui a breve troverà la sua quadra a un gruppo di lavoro composto da consiglieri comunali e quindi anche lo staff dell'assessorato allo sport, proprio per arrivare alla stesura di questo regolamento, e il tutto è partito da quanto è accaduto al centro sportivo Iseo. Quindi oggi si è ripreso il discorso del centro sportivo Iseo, quello che è accaduto e quant'altro. Io ho anche avanzato la possibilità, se ce ne sono gli estremi, di vedere, appunto, se ci sono gli estremi, di indire una commissione d'inchiesta anche per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la piscina Scarioni. Vado a memoria, quando la giunta Albertini ristrutturò la piscina Scarioni, spese 15, 16, 10 miliardi di lire.
Oggi, nei sopralluoghi che abbiamo fatto, compreso quello di ieri, abbiamo visto che la piscina Scaglioni è in uno stato dove alcune strutture, per essere sistemate, devono essere abbattute e ricostruite da capo. Una, faccio esempio di due: una è la vasca dei 10 metri tra i tuffi, l'altra è la tribuna. Quindi è uno stato dove, senza contare la pavimentazione che si sta staccando. Quindi credo che da questo punto di vista, non so se ci sono gli estremi, se sarà possibile, però credo che sia importante, perché il rischio è che succeda qualcosa per la tutela dei cittadini. Quindi da questo punto di vista voglio già anticipare anche che domani ci sarà un incontro con i presidenti delle commissioni sport di tutti i consigli di zona, perché si sta lavorando su una bozza di regolamento che potrebbe da qui a qualche mese passare alle zone anche la stesura delle convenzioni e la gestione del rapporto che oggi è in capo all'amministrazione comunale alle zone sulla gestione degli impianti sportivi. È in fase di stesura la prima bozza, domani ci sarà un primo confronto per capire quali sono i limiti di intervento e come si andrà a concludere, e non è escluso che già settimana prossima, magari in base a come andrà l'incontro domani, possa convocare la commissione per iniziare magari a ragionare anche su questo argomento e vedere se possiamo portare dei suggerimenti a questo argomento, perché ritengo sia importante e ovviamente poi va affrontato, perché si tratta di intervenire sulla stesura di tutti i rapporti di convenzione che ci sono. In questo momento l'amministrazione ha suddiviso in due gli impianti di rilevanza cittadina da una parte e quelli di rilevanza zonale dall'altra, quindi poi entreremo nel merito. Detto questo, come Rifondazione Comunista, in merito a quanto è accaduto sabato, venerdì notte e sabato nelle prime ore del mattino, oltre ovviamente ad esprimere la vicinanza, la solidarietà e le condoglianze alle famiglie, non solo dei deceduti ma anche dei feriti che ci sono, crediamo che un atto come quello che si è verificato sabato sia ovviamente un atto che va condannato e va sicuramente dove si devono prendere le distanze rispetto a tutta una serie di azioni e di interventi che purtroppo le cronache di queste settimane ci mettono di fronte alla realtà. Però come Rifondazione Comunista riteniamo che sia stato giusto, proprio nel rispetto della, la chiamiamo così per capirci, della parola d'ordine che è stata lanciata dalla Presidente del Consiglio di Zona, il Consiglio di Zona 9, Beatrice Guccioli, nel silenzio e nel rispetto dell'accaduto, il presidio che si è svolto domenica pomeriggio, che credo abbia dato una risposta sia per quanto è accaduto la domenica mattina e per quanto è successo il lunedì e il martedì, dove chi più e chi meno, politici, forze politiche, cittadini e quant'altro, hanno credo dato un segnale non molto rispettoso rispetto al silenzio, rispetto a una riflessione di quello che è accaduto, perché credo che quello che è accaduto ci deve portare a fare una riflessione più profonda rispetto non alla semplificazione del un atto di delinquenza, un atto criminale o altro. Io credo che, cioè noi crediamo che qua non si tratti di un atto di delinquenza, qua si tratta di
analizzare lo stato sociale anche della nostra città e di quello che a livello dei servizi che la regione, il paese e la città vedono ogni giorno venir meno. Sono ovviamente posizioni che ognuno di noi può assumere come vuole, ma noi la pensiamo così. Noi non paragoniamo questo atto, che sicuramente condanniamo, a un atto di delinquenza o altro, perché a oggi non è così. Ma noi riteniamo che invece vada fatta una riflessione su quello che è l'intervento nel sociale, nei servizi. Faccio l'esempio, nell'analisi del POA, della ASL, abbiamo visto molti servizi al cittadino chiusi, che vengono meno, ai disabili, agli anziani e anche alle persone che hanno bisogno di aiuto dal punto di vista di problemi psichici. E quindi poi ci potrebbe stare anche un ragionamento rispetto alla delinquenza, ma che non ha nulla a che vedere per noi rispetto alla sicurezza, come molti, cioè molti, ma che sono la minoranza di questa città e di questo paese, pensano che si possa risolvere solo con la repressione, solo con la militarizzazione, solo con interventi pesanti rispetto a quello che può accadere. E credo che oggi tutti hanno potuto leggere o sentire che un lavoratore, proprio preso dallo stress, preso da un maltrattamento e quant'altro, non si è sentito nulla, ma è per dire che non si può mettere tutti sullo stesso livello. Questo è il problema. Quindi io credo che la presenza di domenica pomeriggio del sindaco Giuliano Pisapia, dell'assessore Granelli, abbiano dato una risposta forte insieme all'istituzione più vicina ai cittadini della zona, e credo che questo debba continuare, e la mozione che è stata presentata va in quella direzione, dove altre azioni invece hanno cercato di mettere chi il cappello, chi un puntino, chi prendere o segnare certe distanze. Io credo che di fronte a un atto come questo non c'è differenza politica, se si condanna tutti e nessuno ci deve mettere un cappello. Per cui noi ribadiamo come Rifondazione Comunista la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e alle famiglie dei feriti, che questo non accada più. Un controllo del territorio col sociale può risolvere molti problemi e ridurre la presenza di polizia, che ha bisogno di fare altro e non di controllare ogni singola persona. Noi abbiamo bisogno di aumentare il sociale, i servizi. Queste sono le cose che noi dobbiamo fare. Grazie. Consigliere Illuzzi. Grazie Presidente. Una mozione che ha per oggetto la messa in sicurezza di via Piero Gattopirelli all'altezza di Piazza dei Daini. Permesso di via Piero Gattopirelli è una via dello senso di marcia molto pericolosa, in quanto si trova di lungo rettilineo, ove le macchine si frecciano a grande velocità, e sono state segnalate più volte ai cittadini numerosi incidenti stradali. Che l'amministrazione comunale è a conoscenza di questa situazione. Infatti nel documento sulla città proposto da AMA in data del 3 luglio 2012, il discorso in commissione di territorio aspetta di questa proposta come quelle soggette a limiti di velocità di 30 km orari. Premesso che via Piero Gattopirelli all'altezza di Piazza dei Daini è interessato un progetto di realizzazione di questa circolazione. Considerato che allo stato attuale l'incrocio Piazza dei Daini Piero Gattopirelli è molto pericoloso per chi le auto, e dalla piazza si mettono nella via spesso non vedono le auto e i motorini sfrecciare perché la visuale è coperta dalle altre auto in sotto sulla via Piero Gattopirelli, e spesso le auto all'altezza di quell'incrocio effettuano pericolose inversioni a U, invadendo la corsia opposta e incuranti del passaggio di auto e motorini a gran velocità. Fin dal 9 maggio,
2013 l'uomo in scooter è stato investito in quell'incrocio e portato una frattura di entrambe le braccia. E tale situazione di pericolosità non è tutto tollerabile, si chiede che lungo la via Piero Alberto Pirelli vengano realizzate distorsioni di velocità, che se non tolte le lungo la via Piero Alberto Pirelli solo all'altezza di Piazza dei Gani, così da evitare che le macchine in piedi parcheggiate coprono la visuale delle auto che da Piazza dei Gani si mettono in via Piero Alberto Pirelli. Leggo poi, faccio poi una segnalazione che ha oggetto un fatto grave, che vi leggo attraverso una lettera che ho scritto a un giornale Affari Italiani che avevo pubblicato riguardo un tema che ho già sollevato qualche anno fa senza aver alcun riscontro. E la lettera è fatto il 13 maggio di lunedì scorso. Il risiduttore stamattina, accompagnato dall'asilo mia figlia di 2 anni e mezzo, ho notato un cartello appeso all'ingresso che riportava che verrà servito un pasto freddo in assenza del personale ausiliario e nello specifico un omogeneo sopra il 6 maggio. Lo stesso problema si è verificato venerdì scorso 10 maggio poiché il personale aderiva a un'assemblea sindacale. In poche parole, il secondo giorno di asilo che mia figlia insieme agli altri bimbi della sua classe non mangia un pasto caldo, con le conseguenze per il suo organismo che lascio immaginare. Purtroppo non è la prima volta che ciò accade, ma in passato la mancata somministrazione di un pasto caldo ha avuto lo shock, questa volta del personale in mia ristorazione, con la segnalazione che ho presentato in consiglio di zona nel novembre 2011 e ignorata. Quindi teme questo, lunedì verrà presentato in consiglio comunale una mozione dove si chiederà di rendere conto sul questo fatto e chiedere se nel capitolato a parte della ristorazione è previsto che i casi scioperi non vengano somministrati negli asili pasti caldi. Purtroppo una gravità inaudita, non so se volete dire piccoli, ma dare a un bambino un omogeneizzato freddo per tutta la giornata è una roba, cioè adesso vi racconto tutto per fare la responsabilità, sarò appunto di più. Mia figlia quando è tornata da casa alle 4:30 si è scoperta una scarpa di tonno, che lei odia il tonno, e dire quanto aveva fame, per cui c'è un troppo di una... Cioè che un'assemblea sindacale o un diritto sindacale venga pure a te la sala di educazione di un bambino di 3 anni, o 2 anni, o 1 anno, lo trovo di una gravità inaudita. Un'ultima cosa, un'interrogazione che ha per oggetto l'attrice Bruni di San Vicero, dove io all'epoca ho preso una mozione che è in arsa bocciata. Chiedo al Presidente della Commissione di Giarrusini quando verranno realizzate queste istituto, perché proprio di essere già dato un'altra non verranno realizzate, non capisco perché gli San Vicero non verranno realizzate, per cui ha presentato l'interrogazione. Da ultimo cercherò, anche faccio così, semplicemente volevo stringermi vicino al dolore immenso delle famiglie e non commenterò i fatti che sono caduti sabato, ma non in caso di ieri. Grazie. Grazie consigliere Lucci, capogruppo Pliganò, poi consigliere Penni, Todaro e vicepresidente del Sì, due parole su quanto è stato detto finora rispetto ai fatti avvenuti a Linguarda. Io oggi ho detto e ho scritto anche che io auspicavo e continuo ad auspicare insieme al mio gruppo, questa sera è il primo consiglio di zona che si svolge dopo la tragedia di Linguarda. Io credo che noi questa sera, più di altre volte, dobbiamo dare un segno di compostezza e di correttezza come consiglieri e come rappresentanti delle istituzioni, cercando di non lasciar correre polemiche o veleno tra di noi, perché questa è la maniera migliore per rispettare il dolore della famiglia e per rispettare la memoria delle vittime. Detto questo, riprendo un attimo quello che ha detto il Presidente Tucci. All'indomani, subito dopo il verificarsi della tragedia, la Presidente di questo Consiglio di Zona ha invitato i capigruppo
farsi portavoce verso i propri consiglieri per poter partecipare come testimonianza in piazza Belloveso la domenica sera. E la domenica sera, insieme alla gente del quartiere di Niguarda, c'erano anche molti consiglieri, sia di maggioranza ma anche di opposizione. Io ricordo, io ho visto De Lorenzo. Io credo che quella convocazione fatta dalla Presidente del Consiglio di zona bastasse. Dopodiché ognuno ha liberamente scelto di fare altre cose e questo ha provocato inevitabilmente un susseguirsi di voci, di rincorsi, di strumentalizzazioni della cosa, a torto o a ragione. Ecco, io credo che questo consiglio di zona, purtroppo la nostra zona è stata oggetto nella nostra consigliatura di parecchi fatti gravi, a partire da quello che è successo al centro Iseo, dall'attentato al centro Iseo, da quello che è successo dalla tragedia occorsa a Nicolò Savarino. Io credo che questo consiglio di zona in quelle occasioni ha saputo prendere la strada giusta, che è stata quella di rispondere, di farsi vedere unitariamente, al di là delle bandiere e dell'appartenenza politica, compatto nei confronti della cittadinanza e dimostrando che di fronte a certe tragedie l'istituzione, la nostra, il Consiglio di zona, che è quella più vicina ai cittadini, era unita nel testimoniare la propria solidarietà alla cittadinanza, in quanto noi stessi facciamo parte di quella cittadinanza. Ecco, a me sarebbe piaciuto che anche in questa occasione, che è altrettanto tragica, noi fossimo stati capaci di dare questo tipo di messaggio alla gente. Probabilmente è uscito un altro tipo di messaggio che non è stato del tutto positivo. Ognuno è libero di manifestare come e quando vuole, però ci sono occasioni in cui occorre sapere anche rinunciare a determinate cose. Io credo che, e lo ribadisco, la convocazione che la Presidente di questo Consiglio di zona ha fatto nei confronti dei consiglieri di zona e dei cittadini bastasse. Poi dopo chiaramente ognuno è libero di fare quello che vuole. Dico altre due parole e poi concludo, lo dico senza nessun spirito di polemica, vi prego di credermi, se non lo avete detto opportuno non lo faccio, però si sono spese parole. Questa sera il capogruppo Fede Perrone ha citato la vicepresidente del Consiglio di zona che è presente al banchetto, chiamiamolo così, non una manifestazione, al banchetto organizzato dal PDL, avrebbe arringato la folla e l'avrebbe in qualche modo incitata contro di loro. Bene, io adesso, ognuno poi ha l'opinione che vuole. Io non credo che la vicepresidente Proconsolo sia stata presente quella sera con quell'intento. Tra l'altro non mi prendo il tempo di... non c'è tempo. Tra l'altro, guardate, ognuno ha le sue opinioni personali, può essere simpatico o antipatico ad ognuno di noi, però una cosa credo che possiamo dire tutti, non mi sembra proprio il tipo, non mi sembra proprio la persona che va a organizzare situazioni di questo genere contro qualcuno. Poi ognuno la pensi come vuole. Grazie consigliere Belli, poi consigliere Todaro, vicepresidente Rocconi. Grazie Presidente. Io rimango un attimino questa sera sconcertato da alcune dichiarazioni per i fatti avvenuti naturalmente in piazza Belloveso. Sentire dire che la persona che ha fatto e ha causato questi avvenimenti non sia riconosciuto come delinquente, sono un parolone grosso. A me sembra che fosse già conosciuto da parecchio tempo, già lontano 2011 quando lanciava i sassi contro i treni, abbia sommentato comunque abbia
partecipato alle varie sommosse che sono state nei CPT e nei CEI, per cui insomma è un personaggio un pochettino irruento e rumoroso, per cui venire a dire che non fosse riconosciuto come un atto di delinquenza, insomma, è un attimino eccessivo. Per me è un delinquente conosciuto, purtroppo è un delinquente che a questo punto non riesco a capire, dopo l'evento di espulsione, come faccia a essere rimasto ancora fino ad oggi in Italia. Io vorrei capire una persona che è da poco in Italia, che non parla italiano, sembra che durante il primo interrogatorio parlasse solamente un dialetto, è riuscito a fare ricorso al decreto di espulsione. Per cui insomma c'è qualcosa che effettivamente non funziona, magari anche nella Bossi-Fini, come tutti avete sostenuto in televisione, come tutte le forze politiche. Però fare ricorso non è una cosa semplice, vorrei capire chi l'ha aiutato a fare ricorso. Qualcuno l'ha aiutato. Molto probabilmente lo Stato gli ha dato il patrocinio, perché non avrà, visto che era così disagiato ed è così disagiato, non ha, dove ha trovato i soldi per pagarsi l'avvocato. Gli avranno dato il patrocinio. Il patrocinio che ha gratuito per difendersi con l'avvocato d'ufficio. Per cui c'è qualcosa che non funziona in tutto il sistema, non è solamente la Bossi-Fini. Poi mi sembra che qui a Milano sia stato fermato più di una volta dai vigili. È possibile che la vigilanza non si sia accorta che era una persona in forte disagio? Abbiamo i servizi sociali, avete approvato il welfare, non, nessuno l'ha aiutato? Nessuno gli ha dato il panino per mangiare, dovevamo arrivare a questo punto di prendere articolate le persone e poi, se i giornali dicono il vero, gli ha rubato il portafoglio e anche il cellulare, per cui insomma non è proprio uno stico di santo. Per cui prima di fare le affermazioni documentatevi, insomma, bisogna parlare seriamente. Il problema c'è, il personaggio era in giro da più di un anno, libero, è stato in giro tutta la notte, dalle due di notte mi guarda, prima con una spranga e poi con un piccone, per cui qualche problema di sicurezza forse c'è, ponetemi l'idea. Io vorrei presentare una mozione, non riguarda i fatti avvenuti e non voglio poi far polemiche sulla strumentalizzazione, perché insomma una manifestazione che viene attaccata da una contromanifestazione mi sembra un po' strano. Tutti hanno il diritto di manifestare, lo insegnate voi, lo sancisce la Costituzione, per cui creare una contromanifestazione, insomma, qualche problemino lo crea rispetto alla Costituzione. Vado a leggere la mozione. Istituzione della Commissione Sicurezza. Premesso che in zona 9 esiste un tavolo sulla sicurezza, delibera 108/2006 del 27/11/2006, così composto: consulta permanente della sicurezza, tavolo tecnico operativo, osservatorio statistico sulla sicurezza. Premesso che la consulta ha come unici differenti il presidente della zona e il vicepresidente del consiglio di zona. Premesso che la consulta non ha finora prodotto delle soluzioni soddisfacenti in materia di sicurezza. Premesso che lo smantellamento della giunta Pisapia dei nuclei di sicurezza NTP della polizia locale, i nuclei speciali dello sgombro nomadi, il progetto Strade Sicure. Premesso che l'istituzione dei vigili di quartiere come mediatori sociali e psicologi, con l'ordine di chiamare la polizia e i carabinieri in caso di intervento. Valutato che la contromanifestazione organizzata dal vicepresidente del Consiglio di zona in data 14/5/2013 alle ore 19 in piazza Bedoveso, atto di protesta anticostituzionale contro la manifestazione pacifica, atti che si sono verificati in altre occasioni provocati sempre da militanti del PD.
valutato che ad oggi la consulta non ha prodotto nulla di risolutivo e l'osservatorio non ha prodotto i resoconti come da regolamento legato alla delibera. Considerato che l'aggressione del 6-12-2012 vi è Monati, considerato che l'aggressione del 35-2013 in via Petroni, sono solo alcuni fatti violenti accaduti nella nostra zona e l'aggressione più violenta del 15-5-2013 che ha causato la morte di 3 cittadini milanesi. Si chiede al Presidente del Consiglio di zona di sciogliere con atto immediato la consulta e istituire una commissione sicurezza in grado di proporre al Consiglio degli atti deliberativi che risolvano i problemi reali della zona. Grazie. Grazie Consigliere Totaro. Grazie. Grazie Presidente. Io volevo, in relazione al fatto quando messa comunitario morso difficile, diciamo così, ho corso in Piazza del Lorenzo, volevo esprimere così, ma giusto dire che sono d'accordo con il consigliere Gianò quando esprime e rappresenta la necessità di rispetto delle vittime e dei loro familiari, di questi, di queste vittime, di questi familiari e degli altri familiari, delle altre vittime, degli altri familiari, di altri familiari di fatti gravi che hanno una relazione con fatti gravi occorsi in zona. Volevo rivendicare altresì il senso della manifestazione del PDL dell'altra sera, che non aveva in verità non era quella di strumentalizzare. Non aveva la volontà di strumentalizzare un fatto di sangue così grave sia socialmente che umanamente, ma dettato esclusivamente dalla necessità di sicurezza e dalla necessità di stare vicino alle famiglie e alla gente che riguarda di quell'area e di quel quartiere. E, tuttavia, manifestato anche dal fatto che il gazebo, non gazebo, tra virgolette, anonimo, anche se c'era uno di PDL, non c'era bandiera, non c'erano segni distintivi specifici e politici, quantomeno, perché pensiamo, con il PDL, che la sicurezza sia, almeno lo penso sicuramente io, ma sono certo anche che i miei colleghi pensino la stessa cosa, che la sicurezza, l'incolumità dei cittadini sia cosa assolutamente trasversale, cosa di destra, di sinistra, di centro. Stasera in verità prendo anche atto che si aggiunge altresì a provocazione, a volte a provocazione, odio a odio e ideologia a ideologia. Faccio notare, o meglio, rappresento la mia in un senso, a mio avviso, di una contromanifestazione per affermare non si sa bene cosa e contro cosa, con il solo scopo, forse, almeno noi questo abbiamo interpretato, almeno io questo ho interpretato, con un solo scopo, quello di provocare, di provocazione fino a se stessa, chissà con quali altri obiettivi che non voglio neanche immaginare. Tuttavia non abbiamo risposto a quella che abbiamo sentito, che io ho sentito come provocazione, con la violenza. Ma rivendichiamo però, lo rivendicavamo quel giorno, lo rivendichiamo ancora oggi, il sacrosanto diritto di manifestare, il nostro sdegno e la volontà di dare sempre più attenzione a un problema, quello sì prioritario, della sicurezza mia. Altro che questo consentito, gli ius soli, secondo me ci sono delle priorità da dare, il governo è centrale, sta cercando di dare le priorità. Noi in zona, in comune, dobbiamo dare le priorità. Secondo me la sicurezza è una di queste. E poi è veramente una tristezza, lo dico prima da cittadino che come consigliere di zona, tristezza della tristezza, sentire che un argomento così delicato appunto come quello della sicurezza, se volete della insicurezza, porta o potrebbe, avrebbe potuto portare a una, tra virgolette, guerra tra fazioni e parti politiche e o tra volontà partitiche. Quella che invece dovrebbe e che volevo, mi sembra che stasera invece si sta realizzando, è quella della volontà di fare squadra, no? Opposizione e maggioranza,
per evitare che cosa? Che si eviti, per evitare che si ripetano atti che, è vero, noi definiamo criminali, qualcuno può anche definirli diversamente, ma comunque sono atti di violenza gratuita, senza senso, così ci sembrano a noi. E finisco col dire che, anzi no, volevo, no, volevo, no, volevo finire. Pensare che invece un fatto del genere possa essere relegato alle sole problematiche sociali o psicosociali è quantomeno riduttivo, almeno dal mio punto di vista. Dobbiamo sì prevenire, ma purtroppo in più occasioni ciò non basta. Forse questo è il momento e questo è un caso specifico, probabilmente da quello che è accaduto insomma, si scoprirà nei prossimi giorni. Diversamente andiamo a raccontarlo con i parenti della vittima, che è soltanto la questione voglio dire, di inserimento sociale. E sul fatto che l'atto accaduto non sia stato un atto quindi delinquenziale, mi permetto semplicemente di avere qualche dubbio su questo punto. E quindi è d'obbligo, se è d'obbligo il silenzio, è anche d'obbligo altrettanto alzare la voce affinché chi può decidere, e noi forse siamo parte di questo meccanismo decisionale, anche se forse è troppo piccolo, possa mettere in atto provvedimenti efficaci ed immediati per evitare il ripetersi di questi atti. Dal punto di vista deontologico invece, e finisco con questo, mi sento personalmente di condannare non la persona in sé che politicamente era lì e probabilmente forse con una parte di cittadino, una parte che forse cittadino non era di quell'area, di condannare l'atteggiamento ideologico, politico e provocatorio di chi capeggiava, tra virgolette chiaramente, una spinta ideologica tesa più che a risolvere i problemi, a bloccare le idee degli altri e quindi la democrazia. Consigliere Tozzolo, vicepresidente Alfonso. Grazie Presidente. Per relazionare dell'incontro avuto ieri con l'assessore Cappelli e con i presidenti delle commissioni educazione delle 9 zone. La relazione diciamo completa ve la invierò via mail perché è molto lunga. Vi dirò semplicemente che come premessa l'assessore Cappelli ha detto che intende coinvolgere sempre di più le zone nella condivisione delle scelte di politica scolastica educativa, impegnandosi a mantenere un rapporto costante sia con i presidenti delle commissioni, con i quali si impegna ad avere un appuntamento una volta al mese, sia con le singole zone, con un appuntamento settimanale a rotazione in ogni zona. Quindi ogni 9 settimane sarebbe disponibile a incontri ristretti oppure commissioni. L'edilizia è stato il tema più scottante, stanno per scadere gli appalti aperti e dopo si dovrebbe passare ad un sistema che elimina la differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria per fare degli appalti che sono invece esclusivamente zonali, in modo che ogni zona abbia i suoi fondi e possa decidere con criterio con quale, diciamo, quale priorità dare. Per quanto riguarda Emilia e Macerra sono in via di definizione le graduatorie, uno dei temi che affronteremo prossimamente sarà la riforma dei bacini di utenza e quindi questo coinvolgerà le zone esattamente come lo scorso anno siamo stati coinvolti nel dimensionamento, con la differenza che il dimensionamento è stata una cosa calata dall'altro che ci siamo trovati a dover fare, invece la revisione dei bacini di utenza potrebbe portare a un riequilibrio dell'utenza delle zone facendo un lavoro ragionato di confronto e di analisi. Per quanto riguarda
Invece una delle richieste che viene dalle scuole che non sono collegate a internet perché non sono sede di segreteria, cercheremo di trovare il modo di utilizzare una connessione come quella che abbiamo qui del wifi degli edifici pubblici per, anche per queste scuole che altrimenti si trovano alla lavagna lì e non possono utilizzarla se non per proiettare cose su chiavetta. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, poi il resto della relazione ve la mando completa via mail. Per quanto invece riguarda gli obiettivi principali saranno appunto la lotta alla dispersione scolastica, la diffusione della cultura musicale in tutte le scuole, l'ambito alimentazione e agricoltura anche in vista dell'Expo e un progetto che si chiamerà Scuole senza zaino, un progetto per quanto riguarda la legalità. L'ultima cosa che vi volevo dire è che sarà affrontato in modo serio anche il tema delle diete speciali che come sapete ha avuto delle conseguenze gravi perché ci sono stati dei casi di shock anafilattico quest'anno per diete, somministrazione di diete sbagliate. Non sono cose di cui ridere perché per uno shock anafilattico si muore. È prevista una commissione consigliare a breve per presentare la bozza di un nuovo protocollo di somministrazione diete concordato con ASA. Ho concluso e vi invierò la relazione completa. Grazie, consigliere Ferrario. Grazie Presidente. Le mie prime parole si rivolgono alle famiglie delle vittime che nella mattina di sabato scorso hanno visto perdere chi gli era più caro e chi nella migliore delle ipotesi invece si è visto solamente ferire. Il mio pensiero va quindi a loro. E in questa occasione mi viene voglia di dare i numeri. I numeri sono il 12 gennaio del 2012, il 5 novembre del 2012, l'11 maggio del 2013. Per chi ha memoria in questo consiglio non c'è bisogno che faccia le specifiche di che cosa significhino questi numeri. E vedo che la tensione si alza e noi non riusciamo a dare risposta. Quello che accade è un intensificarsi di delitti sempre più efferati e sempre più feroci. Questa sera abbiamo avuto il piacere di una convocazione della consulta permanente sulla sicurezza che a mio parere dovrebbe essere convocata più spesso per dialogare meglio con i cittadini, capire quelle che sono le problematiche che avvolgono i quartieri, se non fare di più e raccogliere quello che era la richiesta del consigliere Belli, una commissione sulla sicurezza. Siamo stati i primi come gruppo consigliare a richiederla all'inizio della consigliatura. Oggi siamo qui a commentare la morte di 3 persone senza aver fatto nulla. Il sindaco ritorna su quelli che sono stati i suoi passi, prima rimuove i militari, oggi dice che il ministro della difesa a non concederli, o che è stato il ministro della difesa a non concederli, e noi perdiamo tempo e le persone muoiono. Io non mi ritrovo assolutamente in quelle che sono le modalità operative di intervento su una tematica così sensibile che pregiudica in maniera così importante la vita delle persone
e mi sento di fare di più, mi sento di dover spendere di più, perché rappresento, come tutti voi, quella che è la volontà dei cittadini. E penso che i cittadini che ci hanno votato, ci hanno eletto, ci hanno affidato un compito estremamente sensibile: risolvere i loro problemi. E oggi il problema che ci viene sottoposto è quello della sicurezza. Quindi mi auguro che questo Consiglio possa istruire il prima possibile una commissione sulla sicurezza. Commissione alla quale deve avere modo di interagire più frequentemente con le forze dell'ordine e segnalare prontamente quelli che sono le problematiche. La seconda tematica che voglio affrontare questa sera, che mi ha fortemente sdegnato, è quella di una manifestazione che è avvenuta martedì. Il gruppo PDL, confrontandosi internamente, ha esplicitato una legittima richiesta per fare un momento di raccoglimento con tutte quelle persone che avevano la precisa volontà di condividere un momento silenzioso, e sottolineo il silenzioso, insieme, per affrontare quella che è stato un momento di sconvolgimento di tutto il quartiere. Ripeto, di una violenza inaudita e di un'efferatezza veramente mai vista forse qua a Milano. Sono passati tanti anni da quando accadimenti del genere non si vedevano più. Eppure, dopo aver fatto la richiesta, sottoposto la domanda alle autorità competenti, ci siamo raccolti, silenziosamente abbiamo svolto la nostra manifestazione, quando a metà circa della stessa un gruppo di manifestanti ha ben deciso di venire a interrompere quello che era un momento di raccoglimento, privo di bandiere, privi di simboli, privi di loghi, persone che parlavano e discutevano, condividevano sentimenti. Poco fa abbiamo assistito all'apertura di questo Consiglio all'atteggiamento con cui questi manifestanti si sono proposti e hanno interrotto questo momento. Non avendo la benché minima conoscenza di quelle che erano le reali intenzioni della manifestazione. Oggi questi manifestanti sono anche in aula e hanno il coraggio di ripresentarsi qua e dire che noi consiglieri, o noi che apparteniamo a un determinato schieramento politico, abbiamo la colpa di aver chiesto un momento di raccoglimento insieme a delle persone. Palesando tematiche assurde, prive di alcun senso, le quali legittimerebbero il loro intervento in questa manifestazione. Mi dissocio largamente da quello che è stato fatto. Personalmente non avrei mai fatto un'azione del genere, né ritengo che alcun membro del nostro gruppo consiliare l'avrebbe solamente pensato. La domenica lei, Presidente, aveva richiesto un momento di raccoglimento, chi ha potuto c'è stato, chi non ha potuto non c'è stato, però chi c'è stato non è venuto a manifestare, chi c'è stato ha partecipato in silenzio religioso, chi c'è stato ha condiviso quella che era il problema, ha condiviso quel sentimento che ha accomunato tante persone quel giorno, mentre martedì non è stato possibile.
La cosa più scandalosa è che uno dei rappresentanti istituzionali di questo consiglio, il vicepresidente in carica, ha capeggiato questa manifestazione. Ha capeggiato questa manifestazione e con senso alcuno ha continuato a esibire volantini, a esibire idee che erano ben lontane da quelle che avevano accomunato tanta gente. Ora, le abbiamo provate davvero tutte, le abbiamo provate con le buone, abbiamo provato con richieste ufficiali, però si arriva a un punto in cui non si possono più accettare determinati comportamenti. E questo è il punto. Il mio capogruppo poco fa ha citato la Costituzione. Costituzione che nell'articolo 21 e nell'articolo 17 esplicita quello che è il diritto di ogni persona di manifestare le proprie idee. E se non esplicita invece e non prende in considerazione quelli che sono i momenti di contestazione, io penso che per dovere di logica, di morale e di etica, cosa che probabilmente in quel momento è mancata, bisogna avere rispetto di quello che gli altri hanno voluto fare, rispetto delle idee altrui, rispetto di quelli che sono i fatti concreti che poi si palesano in azioni. E ripeto, la cosa non è avvenuta come al solito, né in consiglio né fuori si possono prendere posizioni, perché i momenti di considerazioni, di pensieri diversi da quelli che non vengono raggruppati in un determinato schieramento politico non devono essere presi in considerazione, né i cittadini possono parteciparvi. Io mi sono stufato di questa condizione e non accetto più queste interferenze. Ufficialmente lei, vicepresidente lo consolo, rimarrà in carica, però da oggi non è più la mia vicepresidente. Posso parlare a nome del gruppo? Non è più la nostra vicepresidente. Lei formalmente da oggi ai nostri occhi è una semplice consigliera, legittimata dal voto popolare, ma per noi è la signora nessuno. E ha ancora più piacere a dire queste parole. Consigliere Ferrari, però cerchiamo di mantenere e di non trascendere i termini. E ho ancora più piacere a pronunciare queste parole alla presenza del comitato elettorale di zona 9 di Sella. Con questo concludo. Mi auguro che vengano presi dei seri provvedimenti, non li chiedo a nessuno perché li ho finiti, cioè appellandosi ai regolamenti interni o altro, non abbiamo più possibilità, quindi mi auguro e faccio un appello a lei Presidente, mi auguro che questo Consiglio si possa tornare a parlare, mi auguro che fuori da questo Consiglio si possa cominciare a discutere e affrontare le tematiche in maniera seria e concreta. Grazie. Capogruppo Pina. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Quanto avvenuto sabato
11 maggio ultimo scorso per le strade di Linguarda lascia sgomenti e senza parole tutti noi. Inermi cittadini che il destino ha deciso di far transitare nel posto sbagliato al momento sbagliato sono stati brutalmente massacrati da un individuo, Mada Cabodo, per il quale non sussiste da parte nostra né l'idea del perdono né soprattutto si deve abbozzare qualsiasi tentativo di trovare una microscopica parvenza di giustificazione. La mancanza di una fissa dimora, di un lavoro, l'essere da molto tempo in attesa dell'esito del ricorso alla magistratura contro il decreto di espulsione sono argomentazioni che non prendiamo neanche in considerazione ed anzi rigettiamo al mittente a tutti coloro che in questi giorni drammatici e convulsi le hanno sussurrate per alleggerire la posizione penale di colui che può essere definito in un solo modo, pluriomicida. Questa persona, ed è il nostro auspicio, merita un processo rapido e la condanna al massimo della pena prevista in questi casi dalla legislazione vigente. Senza se e senza ma, senza attenuanti generiche ed anzi con l'aggravante dell'efferatezza e della crudeltà. Scorrendo le sentenze dei più spietati delitti si scopre che di sovente, per inasprire la pena, si ricorre all'aggravante dei futili motivi, ma in questo caso, fatto che ci lascia ancora più sconvolti, se fosse possibile, non si può, perché quanto compiuto da questo assassino è fuori da ogni logica, inspiegabile e quindi immotivabile. Ci fa piacere aver appreso che il Comune di Milano ha deciso di costituirsi parte civile al processo, ennesimo segnale della vicinanza delle istituzioni cittadine alle famiglie delle vittime e a tutti i residenti del quartiere e più in generale della nostra metropoli. Abbiamo avuto modo di constatare e ammirare la lucidità e la dignità delle famiglie delle vittime e di tutti i cittadini di Linguarda mostrate in questi giorni, richieste di giustizia ma nessuna strumentalizzazione di quanto accaduto o peggio ancora caccia alle streghe e generalizzazioni. Le responsabilità penali sono personali e non possono e non devono essere scaricate indiscriminatamente contro intere etnie o contro tutti coloro che si trovano in una particolare condizione giuridica. Il gruppo Partito Democratico del Consiglio di Zona 9 stigmatizza ogni forma di strumentalizzazione di questo dramma che ha squassato la quotidianità e l'esistenza di tanti nostri concittadini e che lascerà profonde ferite per molto tempo. L'auspicio è che, passata questa prima fase nella quale prevale l'istintività e l'emotività, si possa, sia a livello nazionale sia locale, esaminare con oggettività, ovvero con un'analisi scevra da pregiudiziali e tentazioni populistiche, quanto avvenuto per introdurre presso tutte le istituzioni della Repubblica che hanno il compito di applicare quanto introdotto dal Parlamento, i necessari correttivi per rendere efficaci ed efficienti le normative e le azioni affinché sia garantito il controllo del territorio e dei flussi migratori, senza venire mai meno allo spirito di solidarietà ed accoglienza che da sempre caratterizza il nostro Paese. Grazie. Grazie Capogruppo Pina. Non ci sono più interventi, passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Capogruppo Melone. Consigliere Todaro. Consigliere De Lorenzo. E capogruppo Livio non c'è, capogruppo Vigano. Allora gli scrutatori sono capogruppo Melone e capogruppo Vigano e consigliere De Lorenzo. Prima di passare alla ratifica del verbale e quindi iniziare il nostro consiglio, facciamo un minuto di silenzio per le vittime della tragedia accorsa a Piazza Bellopeso a Linguarda sabato scorso.
passiamo dunque alla ratifica del verbale numero 80. Lo diamo per ratificato. Passiamo al primo punto iscritto all'ordine del giorno, mozione relativa agli interventi urgenti per aiutare gli ambienti in grave crisi economica. È la mozione che era rimasta da votare, quindi è già stata discussa la volta scorsa, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 13, contrari 24, assenti 0, respinti. Passiamo al punto successivo, mozione relativa alla richiesta di per individuare e realizzare una raccana nel quartiere Isola. Deve passare la commissione. Parola alla proponente, la presidente Senesi. Voglio sentire taglia pure le radici. Dimmi che deve passare dalla commissione. Grazie Presidente, non la leggerò, vado per letta, ovviamente è molto evidente che con i lavori dei cantieri in questi anni sono stati sottratti degli spazi di verde nel quartiere Isola e non restituisci totalmente, siamo in attesa chiaramente di tutta la situazione dell'area, ma c'è un'urgenza che è quella della convivenza pacifica tra bambini e famiglie, quindi la creazione di un'area cani abbastanza estesa per ospitare tutta la popolazione canina del quartiere è un'esigenza abbastanza urgente. Grazie Presidente. Capogruppo Melone. Grazie Presidente, è vero che l'area cani che sull'area che adesso è occupata dei cantieri è stata chiusa per motivi appunto di gestione del cantiere. Comunque in quell'area del quartiere che è verso diciamo la parte sud dell'isola è stata individuata un'unica area in cui era possibile realizzare l'area cani che è quella a fianco del canale Cagliarossa. Quell'area attualmente è dimezzata perché ci sono in corso i lavori delle torri della Cagliarossa. Però nel momento in cui si dice bisogna individuare una nuova area cani, bisognerebbe trovarla questa area, perché non ce ne sono altre, ci sono due aree cani, che sono una quella di Via Croce e l'altra quella dei pesantissima dei cugini di Santa Maria la Fontana, quella nuova che è stata realizzata in via Alessandro Romagna. E quindi queste sono le aree del quartiere, però all'interno dell'isola zona sud non ci sono altre aree, ci tratterebbe semmai di chiedere di ripristinare in tutta l'estensione l'area cani che c'è accanto alla Via Brunna. La Via Brunna. Consigliere Tagliabuoni. Grazie anche alla cartoncina di Cini che mi ha augurato l'intervento, ma quello che mi domando è perché sia proprio la Presidente, anche in questo caso la consigliera Vanessa Senesi, a presentare una mozione, forse inerente proprio all'area cara. Forse il vero Presidente della Commissione che tratta questi argomenti è stufo di sentirsi palettate di fango in faccia, perché dobbiamo smettere questo cazzo di aria cani.
si passa una percentuale significativa di questo consiglio di zona per parlare delle aree CANES. Questa mozione poi non dice niente, cioè dici bisogna trovarla, chiedere, certo, ma se tu avete lì io devo fare questa area calda, no? Ha ragione la consigliera Leone, una volta di tanto, ma ha ragione. Io credo che sia il momento di prendere il consiglio più seriamente di come sia stato preso prima, perché gli argomenti in discussione siano a livello di mente, come dire, istituzionale, di rappresentare. Cioè adesso che ognuno voglia dare a cane sotto casa sua, mi sembra veramente fuori di testa. Io voglio Vespasiani ancora per la città, perché ci sono. Quante gente vedi nascosti dietro Leclerc, no? La sera neanche tanto. Voglio dire, allora prima di pensare di fare in qualche modo soddisfare i bisogni delle quattro zampe, no? Soddisfare i bisogni di chi ha due zampe e bisogni sicuramente superiori a quelli della ricarica. E partiamo in commissione comunque eventualmente, si capisce perché bisogna fare la mozione. Portate le commissioni che ci dilatiamo di più. Capogruppo Perego. Sì, grazie. Sì, in realtà mi ha già preceduto il consigliere Tagliabue. Anch'io, trovando poco precisa la mozione, nel senso che l'isola, c'è un'indicazione sugli accompagnieri di Castiglia, però non quel nel Chievi, cioè l'isola è molto ampia. Abbiamo già analizzato diverse aree cani e non si capisce bene quali siano le reali esigenze né dove andrebbe questa posizionata. Sarebbe magari molto più utile, come è stato chiesto a parte loro in passato, ritirarla, a parte sopra il presidente, e portarla magari in commissione, dove potremmo effettivamente valutare se c'è questa esigenza di area cani ulteriore all'isola e dove perlomeno indicativamente potremmo noi effettivamente posizionarla o proporre che venga posizionata, una resa più concreta in commissione, grazie all'aiuto del presidente. Presidente Motta. Sì, grazie. Allora, intanto posso anche concordare che argomenti di questo tipo vengano portati in commissione, ciò però non vieta a un consigliere di fare una propria mozione, cioè non sono certo io a farlo, che comunque non ha inteso raccogliere le firme. No, guarda, proprio su questo ti sbagli, perché se l'avessi scritta io avrebbe molto meno senso che ne sia parlare adesso. Sarebbe scritta lui. Non ha raccolto firme, per cui è una semplice mozione di un consigliere. E una volta presentata è presentata, cioè non è che, a meno che non intende ritirarla. Per quello che mi riguarda, la commissione, mi sono informato, è a conoscenza del settore verde e urbano, la criticità espressa, ossia che il quartiere Isola ha una carenza di aree cani. Purtroppo l'attuale situazione non permette di realizzarne ulteriori, sia per mancanza di spazio, sia perché è in atto una trasformazione urbanistica che non permette al momento di individuare aree disponibili. È chiaro, e su questo ho già avuto conferma, che l'area sotto Cavalli Bussa verrà presto ripristinata, è già all'attenzione del settore, e che non appena la biblioteca degli alberi sarà realizzata, qualora non avesse e non prevedesse un'area cani, sarà l'intenzione del Consiglio del Comune, del settore, di prevederne la realizzazione all'interno. Non vi sono altre possibili aree disponibili, quindi questo è al momento la situazione. Anche la proposta eventuale di Largo dei Benedetti, con la realizzazione del cantiere per la biblioteca degli alberi,
renderebbe vano qualsiasi attuale intervento. Questo è quanto ho ricevuto come risposta dal settore sull'argomento. In ogni caso, nulla vieta, dal momento che questa mozione chiede semplicemente di tenere l'attenzione sulla cosa, di votarla e far presente che anche questo Consiglio di zona vuole che appena possibile almeno un'area cani venga individuata nel quartiere, vista la carenza. Consigliere, due parole solamente sul metodo che per usare l'eufemismo è un po' bizzarro, nel senso che quando la maggioranza presenta una mozione, anche se non passa in commissione, va bene, quando la minoranza presenta una mozione deve passare in commissione. È ricco, democratico, benissimo, ma questo non mi stupisce, perché la settimana scorsa c'è stato un fatto molto più grave, dove una richiedente del centro civico aveva già in mano la delibera con gli emendamenti da portare, presentati poi dal consigliere Melone, che ha fatto finta di aver già la cartaccia, ma l'aveva presa. Quindi io contesto il metodo della legalità in questa zona. Allora, quando noi abbiamo la mozione, da adesso in avanti, fate la cortesia, no? Non la richiediamo, e dobbiamo sempre discutere. Non si può usare due pesi della settimana. Cioè, le mozioni sono, giustamente, io posso anche essere d'accordo con la mozione che presenta il concetto, perché no, non deve passare la forza della condizione, ma deve essere una regola uguale per tutti, perché quando un cittadino presenta una mozione sull'emergenza o sull'indicazione, un consigliere, dei cittadini che lo fermano per strada, gli dicono questa cosa va, questa cosa non va, fai un intervento, prepara la mozione. Chiedo che da questa volta, se non una volta, si possa giudicare la maniera in vari modi uguali. Grazie. Non ci sono altri iscritti a parlare, perciò metto in votazione. Ah, consigliere. Grazie. Quando io compro la moto, faccio il centro. Sì. Prima di comprarla sono utilizzata. Quando decido di comprare il San Bernardo o Chihuahua, prima di giro dove farlo divertire, e se non trovo il posto della moto o il giardino per farlo divertire, o non compro la moto e non compro la cagna, perché bisogna sottrarre aria